Sono 75 le vittime della sciagura aerea in Colombia, tra cui una squadra di calcio brasiliana, la Chapecoense, che oggi mercoledì 30 novembre avrebbe dovuto disputare la finale della Coppa Sudamericana. Tre i calciatori sopravvissuti che adesso piangono la morte dei loro compagni e tornano a casa sapendo di essere dei miracolati. A morire nel disastro aereo anche il giocatore Thiaguinho, una promessa del calcio, che a 22 anni stava per diventare papà. Soltanto una settimana fa, infatti, la moglie gli aveva annunciato la gravidanza a sorpresa in una videodedica che i suoi compagni di squadra gli avevano mostrato. Il video, con tanto di musica strappalacrime e parole che adesso appaiono più strazianti che mai, sta facendo il giro del web in queste ore. Thiaguinho si era emozionato quando la moglie Graciele gli aveva rivelato che era incinta e che lui sarebbe diventato presto papà. Il centrocampista aveva abbracciato la sua squadra e pianto lacrime di gioia. Poi la sciagura e la morte.